La prima cosa che mi ha più colpito, diciamo, è stata l'incredibile numero di persone che in qualche modo fosse semplicemente legata a questi colori, a questa squadra, a questo nome. È stato proprio incredibile vivere questa cosa per le strade della città. Camminavo, ovviamente nessuno aveva idea di chi io fossi, però io avevo idea di chi loro fossero, più che fossero, idea di ciò che pensassero. E tutto ciò mi faceva sempre più capire che quello sarebbe stato il punto giusto dove... quello sarebbe stato il posto giusto dove trasmettere tutto ciò che da anni ormai portava avanti e avevo appena finito, dato che l'avventura con il Cile è stata fantastica. Ed è tutto più caratteristico. Alla gente ovviamente piace, la gente è orgogliosa di questa cosa e certamente per me è stato tutto un po' più, tra virgolette, semplice, ma sia per me che per i giocatori tra di loro, perché tutti sono nati, sono cresciuti nello stesso ambiente, tutti sono stati allevati, diciamo così, nella stessa maniera. La loro accademia non ti forma solamente come calciatore, ma anche come essere umano relazionato al mondo in cui vivi, questo mondo del calcio. E non per questo è considerata tra le migliori in Europa. E certamente il fatto di appartenere allo stesso, come già detto, alla stessa cultura in un certo senso, ha aiutato e non poco. Quello che vive è un ciclo vitale di cui pochi, onestamente, ne sarebbero all'altezza. Un ciclo vitale indissolubilmente legato ad un continuo ripetersi giornaliero che vaga tra una sfera su un campo verde, che non sia sintetico per carità, uomini prima di calciatori professionisti ed infine, ultima ma più importante, l'idea. Un'idea che trova alla base l'immaginazione, la fantasia di chi non ha mai smesso di essere bambino. Ed è il bambino, Jorge Luis Sampaoli, ne ha ancora i tratti, sebbene i segni del tempo sul suo viso si scorgono come. Perché pensateci un attimo, il ragazzino di 10 anni non ha affatto pensieri difficili, semplicemente si concentra su ciò che più gli piace, come giusto che sia. E l'uomo in questione, l'infanzia, la reincarna alla perfezione. Perché Jorge Sampaoli vive di calcio, solo di calcio e basta. E si sa bene che al solo suo parlare, la prima cosa che ci viene in mente è il tremendo collegamento a Marcelo Bielsa. Sì, è il loco, un altro individuo, non una persona, un individuo, perché si tratta di un soggetto unico e difficilmente relazionabile al vicino di casa qualunque, al panettiere sotto casa, con tutto il rispetto. E basterebbe solo raccontare un aneddoto per descrivere al meglio la figura della quale stiamo parlando. Era notte inoltrata ed improvvisamente si alzò dal letto col cuore a mille. Ebbe una visione, uno schema, qualcosa che gli avrebbe potuto cambiare l'esistenza intera. E per non svegliarsi all'indomani con dimenticanze che avrebbero potuto fargli perdere la concezione di essere umano, come se in tutto questo ci possa essere solo la mente umana, svegliò immediatamente la moglie, i due figli, una cameriera ed un maggiordomo. Li costrinse poi a scendere sul campo sotto casa per osservare le distanze e verificare se effettivamente la sua folgorazione potesse diventare realtà, come se tutto ciò potesse essere solo realtà. Che cosa poi realmente sia successo dopo, lo lasciamo pensare alla vostra fervida immaginazione. Ero sempre catturato dal calcio, non riuscivo a pensare ad altro, letteralmente. Sono arrivato ad un punto in cui l'unica cosa che c'entrava, l'unica cosa che contava, era il mio essere Bielsa dipendente.
Ricordo che andavo a correre con il Walkman e dentro, anziché avere le hit che andavano forte nei miei anni, ascoltavo solo la sua voce. Registravo tutto ciò che venisse amplificato da un microfono, detto da lui. Lo seguivo come un vero stalker. Era praticamente diventata un'ossessione e sapevo tutto di lui. Quello che diceva, quello che creava, il suo modo di approcciarsi al calcio, nonché la sua vita, un po' come la mia. E anche quando riposo, la mia mente non riesce proprio ad allontanarsi dal calcio. Non riesco a disconnettere i miei neuroni da esso. E se una notte non sogno calcio, mi preoccupo. Non sto scherzando. Veramente, mi piacerebbe tanto sapere se esista qualcosa al mondo che sia più interessante di un pallone. E alzino pure la mano coloro i quali non riescono proprio a provare un minimo di compassione nei confronti di quest'uomo. Un uomo che fin da subito si è indotto in questa dannosa malattia chiamata calcio, o meglio, football. Si è gettato a capofitto in un tunnel senza capo né coda, senza entrata né uscita. Un uomo alla disperata rincorsa della realizzazione, all'inseguimento dei propri ideali. Un uomo che per sua stessa ammissione è diventato seguace di un tormento capace di scatenargli qualsiasi emozione possibile, dalla più atroce alla più celestiale. Un uomo che nella sua vita non è mai stato, sempre per sua stessa ammissione. Nemmeno quando la madre passava le sue 24 ore sul letto di un ospedale, e nemmeno quando i figli volevano raccontare al loro padre la tipica giornata a scuola. Un giorno disse che se potesse tornare indietro sceglierebbe di stare con loro, e sa che in qualche modo sono riusciti anche a perdonarlo, ma il fatto è che chi non se lo perdona proprio, invece, è lui stesso. I've wept for those who suffer long, but how I weep for those who've gone. In rooms of grief and questioned wrong, but keep on killing. Ma se tutto ciò venisse semplicemente visto con un'ottica diversa, ecco che la vita di Jorge Sampaoli ci sembrerà palese. Il Sampaoli ragazzo di 20 anni, il quale dopo una partita si sente dire che non potrà mai più giocare a calcio, quello che voleva far suo, e non può non pensare che la vita effettivamente non è poi così chiara come leggeva sui libri d'infanzia, l'infanzia che non aveva mai abbandonato. È come se la vita avrebbe dovuto lasciargli il nichilismo più puro, fare ciò che avrebbe più voluto, senza regole, senza niente. Non posso più giocare a calcio? Bene, lo inventerò il mio calcio. Ed è un calcio, quello di Sampaoli, che riesce a trovare le radici più profonde tra il sistema Orange degli anni 70, sul quale ci sarebbe da reinventare la parola testo sacro, perché automaticamente ne prende le sorti, e l'esoterica voglia di far tutto secondo concetti anticonformisti di Marcelo Bielsa. Un calcio che ha avuto bisogno di oltre 15 anni di spasmodici cambiamenti, dalle scelte non pervenute in partenza al raddoppio che ti ammazza psicofisicamente, dagli inizi con alunni di Casida a 5 anni consecutivi in Perù, nei quali sembra un vago spettro di quello che poi diventerà, e tutto quel che nei suoi primi 15 anni di allenatore riuscirà a far credere, verrà completamente annichilito, perché in un anno e mezzo, con l'università a decidere, conquista l'impossibile e fa innamorare a sé milioni di persone. Con il Cile poi si forma definitivamente l'essere sampaolista, non più un'elusiva soggezione del suo maestro di vita più caro, non più un semplice copia e incolla, ma è un vero e proprio modo identificativo con il quale verrà rappresentato. Sia chiaro, Bielsa per Sampaoli rimarrà sempre avanti. Ed andando proprio avanti, il calcio, il suo calcio, quello che tanto voleva creare, lo eleverà definitivamente a qualcosa di simile al paradiso, all'essere etereo,
quasi inesistente perché dall'essere comune non può essere interpretato. E prima del paradiso si sa, c'è la fine di tutto, la fine del calcio, ma non del suo, quello degli altri. Questo è Jorge Sampaoli, questo è True Athletic. One.